Ci siamo effettivamente, scusate, per il ritardo, tardi. Oggi spero di trovare un po' di amici italiani con me e condividere un po' di cose insieme. Io ancora sto imparando a usare questa tecnologia, scusate il ritardo, 10 minuti, assurdo. Ma comunque il computer non mi aiutava. Spero che stiate bene in questi tempi duri di isolamento e spero che siate isolati perché è importante per risolvere questa questione. In questo momento non abbiamo altro da fare che questo, che isolarci e comunicare come possiamo con questi mezzi alternativi. Mezzi alternativi che ci possono riavvicinare in una maniera differente, ma è sempre cosa buona rivedere gli amici, risentirci, raccogliere un po' dell'anima di un'altra persona, delle persone che stanno vicine. E quasi riusciamo, noi crediamo nella spiritualità, allora siamo vicini in spirito in questi momenti. Quindi spero che riuscite a sentire, perché non sono sicuro, ieri è andato un po' male con il volume. Comunque, ho dato un'occhiata e do un'occhiata ai numeri tutti i giorni che vediamo sul coronavirus. E inevitabilmente è sempre notizie brutte, sempre più, numeri sempre più alti, eccetera. Quindi ho dato un'analisi, ho posto una cosa su YouTube, cioè sul mio canale, un link, purtroppo è in inglese, farò una versione di questa presentazione in italiano, penso di farla, la traduzione. L'importante di questa analisi che potete vedere, l'importante sono i numeri. Se volete mi contattate se avete delle domande di come sono ottenuti questi numeri, però dicono in pratica che i casi che si risolvono stanno risolvendo perché le persone che si stanno curando sono curate oppure non ce l'hanno fatta. Stanno indicando una tendenza che indica che siamo o arrivati o arrivando all'apice dell'infezione, quindi questo isolamento sta funzionando. Non li vedevo queste cose dai numeri che prendevo dall'internet e quindi ho dovuto fare un'analisi per cercare di capire che sta succedendo. Il numero importante, il nuovo numero di nuovi casi, sono diminuite ieri a 4.000 e poco. Speriamo che oggi questa tendenza sia ancora di meno. Confermerà le tendenze che potrete vedere e sono colorite, insomma le cose verdi significano buone, potete vedere come andiamo avanti in certe categorie, le cose stanno migliorando, quindi c'è un po' di speranza, speravo di vedere questo, l'ho visto dai numeri. Importante non significa granché, significa che bisogna continuare a isolarci, a stare attenti e bisogna. Io devo vedere anche i numeri dei prossimi giorni, vedere se queste tendenze a migliorare continuano oppure peggiorano di nuovo. Quindi vi invito a guardare quella PowerPoint, quella presentazione su YouTube che ho creato e posto prima di questa sessione live. Esattamente cosa fare esattamente oggi, perché sarebbe bello avere, so che si riesce a vedere dei commenti durante il suono. Cominciamo! Cominciamo con un po' di musica. Facciamo una cosa allegra forse, che non sia italiano, però una delle mie grandi influenze musicali
Ed è un certo Marcel Nadi. Non ho le unghie per fare questo pezzo, però vabbè. E quindi faccio questa qua, normalmente la sbaglio, però. Riesco a farlo decente, quasi decente. Marcel Nadi, chitarrista ispirato a Chet Atkins, francese. Seguito molto Chet e ha creato un seguito in Europa sulla musica di Chet Atkins e di Fingerpicking, Mel Travis e altri. Per me era un grande compositore, un grande musicista, un grande essere umano. È morto infelicemente tornando dalla visita con Chet Atkins. Su volo 800 della TWA, che esplose in aria, ancora non si sa esattamente cosa è successo e perché, ma cercatelo, è un grande. Cominciamo con questo e poi andiamo su altre cose. Spero, non so se Marco e i vecchi compagni di band stanno ascoltando oggi, ma vorrei dedicare questa canzone a loro. È questo che il nostro grande compagno Daniele Scuderi suonava e mi ha ispirato a fare questa musica. Normalmente la suono come ultima canzone della sera. Thank you.
cielo sulle strade, e un pezzo che so che dove andare. Spero che stiate tutti bene. Facciamo un po' di musica italiana. No, aspetta, facciamo un'altra cosa. Già che c'ho Kipo là al secondo tasto, vorrei fare una canzone dei Bee Gees. Live and breathe for you.
like somebody to love somebody the way I love you. Sono la tesposa, ma
dentro luce. Talk with
Somebody by the name of B.B. King did this. And it'll be fun. For me at least.
wish you well. One more reason, even one more reason to play this. And let's see. We have that little whistle thing going on here. That's what I mean. Just, oh, there it is. Isn't that a pleasure? Oh, my boys. Okay. That's good. No, no, it isn't. Don't have all the time. Yeah.
sta funzionando niente. C'è qualcuno là? So I can't seem to figure out if this is working or if it gets recorded later. And it seems to be going. So let's do some other music. Okay. All right. I want to do some other things here. I'm going to have to do, I like this song. Okay.
Andiamo un po' in grunge, un po'. C'è un po' di musica brasiliana, poco. Ovviamente brasiliano, questo. Vediamo un po'. E dopo facciamo altre cose. Vorrei fare qualcosa di strumentale solo perché sai che mi va. Thank you.
do another Brazilian song. This thing will sing. No, first on this one. Voglio fare una cosa, voglio dedicare al mio amico Amedeo. Spero che sta online, se non sta online. Non ho canto come lui, però ci provo. Oh sì, però mi devo fare un'altra. La fine è questa. My time is near, and so I face both wine and culture. I'll say it clear, I'll steal my kiss, we'll jump so dark, live a life that's full, and travel each and every highway. Regrets. Truly feels, and not the words of one who
questa non era, era Frank Sinatra. Ma sì, era lo sa anche, ma chi lo sa? Beh, facciamo un più di Santana, so perché mi va. E la prossima volta farò più, spero, però Elvis Presley stuff I'll do. Eric Clapton, we'll do Eric Clapton, we'll do more Eros, we'll do from Elvis. I'd like to prossima, Can't Help Falling in Love, and with you I'll do You Don't Have to Say I Love You, Suspicious Minds, stuff like that. Clapton will do a bunch of stuff. Layla, of course, Tears in Heaven. Oh, we'll do a bunch of things. Anyway, voglio fare un po' di Santana, un po', solo per, perché sì, perché no, perché sì, perché no. So, quando inizio ho detto che ho fatto un'analisi dei dati su coronavirus e ho posto su Facebook in inglese, ma i dati sono numeri, tutti capiscono i numeri, e io credo che questi numeri sono positivi e ci danno un po' di speranza che stiamo superando in Italia perlomeno l'apice, e non li vedo dai numeri normali. Ho fatto un'analisi e cercare di capire come stanno andando le cose, e mi sembra che c'è una tendenza positiva. Quindi guardate quello YouTube video, e cercherò di tradurre, fare una versione in italiana, e farò anche un altro video con dati più nuovi, penso per sabato o domenica. Aspettiamo un po' a vedere un po' di dati che entrano, ok? Ma io mando un grande abbraccio virtuale per tutti gli amici in Italia che stanno affrontando questa crisi con molto coraggio. E non lo so, è un paese che non se lo meritava, veramente. E spero che si risolva presto. E che ci serve a qualcosa. Parlerò molto più su queste cose in altre sessioni. Tanto c'è stato un altro, non mi ricordo, domani mi sembra che verso le 5 orario Stati Uniti, 6 brasiliano, 11 mi sembra che è 11 in Italia. Termino questo live Facebook with this number, Santana. Oh,
Italiano sarà, mi sa che è giovedì, ok? Ciao a tutti, buonanotte.